Dopo qualche anno il Colleferro torna in eccellenza grazie al ripescaggio. Società nuova, a capo ci sarà Giorgio Coviello, entusiasta e molto motivato nel riportare i rossoneri dove meritano. La squadra, quasi tutta locale, è spinta da una voglia di far bene, come ci racconta il tecnico Battistelli. Abbiamo il 70% dei giocatori dello scorso anno, quindi su tante situazioni ci troviamo a memoria, siamo agevolati da questo fatto. Stiamo aspettando che i nuovi under vengano, diciamo, assorbiti bene nei principi di gioco che abbiamo. E c'è tanto entusiasmo, dettato anche dalla nuova dirigenza, quindi c'è una nuova proprietà, il signor Coviello, coadiuvato dal vicepresidente Federico Moffa, e poi è rimasta anche la vecchia dirigenza che si preoccupa del settore giovanile. C'è entusiasmo, anche perché Colleferro ha un palcoscenico che è un blasone, quindi queste categorie secondo me ci stanno anche un pochino stretti. Giocatori pronti a sfidare il girone, difficile ed insidioso. Diciamo che l'obiettivo è la salvezza e la valorizzazione dei giovani. E siamo una squadra dove ha ponderato delle scelte e soprattutto anche a livello economico, è una squadra che ha deciso di puntare sui giovani del vivaio. Il progetto è un progetto serio con l'entrata del presidente Coviello, quindi siamo pronti, siamo carichi, abbiamo la prima partita il 5 in Coppa col Paliano e non vediamo l'ora di scendere in campo per fare bene. Beh, tifosi dico di stare sereni e di venirci a sostenere domenica dopo domenica, perché raggiungeremo grandi obiettivi. Per la dirigenza sarà importante la spinta dei tifosi. E la campagna abbonamenti inizierà dal 6 di settembre e abbiamo previsto, oltre all'abbonamento per venire a vedere la partita qui allo stadio, anche una formula di abbonamento per le partite in streaming. Quindi cerchiamo di portare il calcio anche dentro le case.